Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video di Mario Kart. No, di Tech Princess. Ragazzi, benvenuti sul canale di Tech Princess. Oggi ci sfideremo con un canale di Mario. Cosa dicono? Ma cosa dite? Sigla, sigla. Eccoci ritornati qui, scusate, ci hanno provato, io gli ho spiegato cosa dovevano dire e non ce l'hanno proprio, manco proprio per niente. Allora, prima di fare qualsiasi cosa dovete iscrivervi al canale, seguirmi sul mio account di Instagram. No, prima vedete il video, se vi piace, forse. Ma che me frega a me, devono iscriversi subito, cioè non lo so. Cioè voi fate così, lo dite alla fine? No, non lo diciamo proprio. Ah, vabbè, lasciamo libertà. Io li minaccio di morte, di solito funziona. Va bene, Mario Kart, abbiamo questi controller grandissimi. Io non ho mai giocato alla Switch. Ma molto bene, vincerò io, non è un problema. Guarda. Allora, io prendo la principessa. Io prendo Mario Metallo. Ah, io quando ero piccolo e giocavo non ce ne frega niente, puoi scegliere. Non ci stanno Baby Mario. Eccolo, prendo Baby Mario. 150, vai. 150, sì. 150. 150. E dai, vai. Fai Valle di Yoshi. Palle di Yoshi, dai. Palle di Yoshi, vai. Inizia. Però senza audio. Allora, ragazzi, no, chi vince tra di noi, sfida. Tra di tre, sfida, vai. Fai come se fosse accaduto. Shanti e Zeriel e lei, perché lei sarà sempre presente, essendo la Tech Princess. Non è che non li sfida tutti e tre, sfida il vincitore di quei tre che magari... Ragazzi, voi guardate. Vabbè, comunque guardate. No. Che prefere. Ah, ma che hai messo? Che si piega? Oddio, che zozzeria! No, no! È terribile questo. No, è possibile, è già perso. Ma io prendo sinistra, destra e va. Anch'io, infatti. No, anche il mio. Entrambe le cose funzionano. Ah, sì. Come si fa a fare il fungo? Ce l'hai che non fa? Devi schiacciare uno. Di metà. Ragazzi, voi non dovete parlare, cioè con me, io già ho vinto. Franz, mi puoi cantare la canzone di Mario Kart? Vuoi che fa? Parapapapara. No, l'altra. L'altra. Ce ne sta un'altra molto più carina. Scusa, Franz, no. Tu sei primo? Certo, sono primo. Cioè, ragazzi, non è Mario Kart, però. Sei primo, ma Mario... Io sono seconda. Ecco, fatto una... Io sono seconda. Sesto. Il problema è che non ho il controllo perfetto delle mie... Delle tue facoltà. Perché io sono quarta? Perché quinta? Sono una pippa. No, quello va bene. Io sono però... terzo, ragazzi. Sono, no, vabbè. Sono il migliore di tutto il mondo. Allora, se qualcuno... L'ultimo giro. Se qualcuno potesse venire a... Spacco bottiglia se non vinco, sappiatelo. Sono pericolosa. Ha preso pure la banana. Sono una persona pericolosa. Scusatemi, io non partecipo alle vostre digressioni perché sono concentratissimo. Niente, sono settimo. Fa sempre peggio. Vincere dove Gladio. No. Vaffan Gladio. No. Non si dicono le parolacce su YouTube. No. Poi non ti fanno fare i soldi. Niente, ho perso. Quinto, ragazzi. No, il signor Franz primo no. Io basta che batto Fiora. No. Ti ho tirato. Mi hai proprio tirato. Franz è arrivato intanto? È già finito? Bastardo, Franz è arrivato. Terza. E vabbè, dai. Hai perso. Vabbè, non arrivo più. Entrino i nuovi concorrenti. Avete mai giocato? Tu hai già giocato, certo. Tu hai già giocato Mario Kart. Sì, ma non con questo affarino qua. Sì, ma questo è lo spaccadita. Allora, benvenuti ai nostri nuovi ospiti, Zeriel. Grazie, che cafona, grazie, no? Silenzio un attimo. No, i nostri nuovi ospiti, Shanti e Zeriel. Grazie per essere qui con noi. Utilizziamo per l'invito. Grazie. Utilizziamo la stessa pista di prima? No, sarebbe veloce. Corretto mantenere. Però è più interessante farne un'altra. Interessante fare un'altra. Sì, sono combattuto. Qualcuno dalla regia suggerisce la pista arcobaleno è la mia preferita. Ma sei morto! Va bene, la pista arcobaleno è la sua preferita. Basta. L'ha deciso. Ma sì, proprio sprangate sui denti, lo spaccadita la pista arcobaleno. Ma dai, poi. Guarda, gioco occhi chiusi. Vai. Buono. Allora. Ma non scegliamo i personaggi, tra l'altro. No, quelli di prima. Ma no. Cosa mi stai dando? E io chi no, sono? No, sei inaudito. Io non so chi sono, dove sono? Tu sei quello in alto a destra. In alto a destra. Tu sei quello di metallo. Ma dai. Vai. No, abbiamo usato quelli di prima. Vai. Mario Metallo. Minchia Mario Metallo. Allora, c'è di buono che non si può cadere da questa pista. Perché abbiamo usato la modalità quella un po' impediti, così. Va bene, esatto. Perfetto. Allora diventa facile questo arcobaleno. No, cosa hai detto che non si poteva cadere? Ma cosa è successo? Sto succedendo delle cose e io non capisco. Perché faccio così schifo? No, raga, sono caduta. No. Chi è che manda fulmini? Oh, fulmini 7. Fulmini.
Esatto. Però sono sempre terza. Mi piace esatto. questa cosa. Che sul io mio canale a beccare tutto quello che non devo beccare. Ma perché è il personaggio di Marcello. È per quello che porto a sfiga. Cos'è che hai preso che porta sfiga? Il personaggio di Marcello. No, Marcello così. Porti sfiga. Don't you say. Abbiamo anche gli effetti sonori. Signore e signori, questa è una produzione hollywoodiana. Prima tre giri fa e ora sono quinto. Ma sei prima per davvero? Prima eri lì che ti piangevi perché eri ottava. Ma no, la vita ci sono alti e bassi. E sei noto. No, perché mi sono fermata. No. Oh, sono prima. Papparapappero. Tiè. Moi je suis le visiteur. No, 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 no. Chi è che mi sta. Però. Se ci ripenso un po'. Dai. No! 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 Non so come. Taglia il traguardo per primo. Adesso chi tocca? È Franz contro Zeriel. Niente, Shanti, grazie mille per la tua, il tuo contributo. Non c'è il maglione. Ma dimmi il tuo contributo perché dobbiamo sfidarci con lui. Ma il canale era il mio. Tu rimani in mezzo e fai la telecronaca. Dai, fai la telecronaca. Va bene, faccio la telecronaca. Ma a sto giro però scegliamo i personaggi. Io mi sono beccato Mario Metal. Mario Metal! Mario Metal, io pensavo a Ermal Metal, non so perché. Ermal Metal. No, vabbè, da Mario Metal, vai. Non è stato facile, anche perché emotivamente era dura tirarla fuori quella roba lì, soprattutto insomma in Eurovisione davanti a una platea così vasta, eccetera. Sembra un porno. Beh, vai. Quante cose sai? Lo so, grazie. Allora, il culo dello scimmione potrebbe andare. Secondo me sei troppo pesante. Va bene, vai, forza. Prendi le due scatole. No, prendi. L'ho preso io. Ragazzi, con lo spaccadita non si riesce a giocare. Non sei buono. No. Sì, è prendo le dita. Sì, ma bene. Primo giro, primo. Non, non devi vale schiacciare niente. Fortissimo. Cioè così. No! Dai. Io sono con te. Mi pianta le banane prendine in faccia. Prendine due. No, devo tagliare. Vi racconto un aneddoto divertentissimo. Sentiamo. Che io sono diventato il campione di sì? Mario Kart al Vigamus, che è il museo di videogiochi di Roma. Molto bene, esatto. Sì. E c'era questo torneo e io mi iscrissi a questo torneo. Ero io e tipo 15 bambini. E ho vinto io, ero gasatissimo. Cioè, e i bambini, tipo Aldo Giovanni. Sai quel esatto, film? Esatto. Era tre uomini nella gamba. Pirletti, chi sono? Pirletti, dimmi, chi sono? Altro che la tua ruota. Che voi siete adulti, non siete ragazzini. Li conoscete? Uè, no, di un millimetro. Ma chi sono? Ma vai, ma vieni. Ma lì, è che eravamo lì, eravamo lì. Guarda, sono soddisfatto. Vabbè, niente. Adesso sfido lui? Così, no, se vuoi, ma era definito. Era primo e secondo, ma se vuoi me ne vado. Puoi andartene, grazie. Ah, ti batto, no, ti che batto, fesso, sono partito ti batto, malissimo. Ti batto, però, guarda. Però quanto è bello il mio kart che c'ha le gomme viola. Guarda, ma che ci frega, non distrarmi. Sono diventata una lanciatrice di banane ufficialmente. Tra l'altro, diciamo ai nostri amici degli spettatori che è stato annunciato per Mario Kart per mobile. Anzi, mobile. Sì, ma dai, lo schermone più grosso si gioca meglio. Sì, un'altra storia. Dai, tu sei un videogiocatore, vero? Da sempre? Io sono, sì, abbastanza. Quali sono i tuoi giochi preferiti? Mario 64, Super Mario 64. Un gioco moderno, sì, e invece un altro gioco moderno. No, moderno, cioè, oltre il 2002 credo nulla. Perché basta? Ma perché sono un nostalgico? Per me, cioè, io leggo i videogiochi a delle emozioni. Ecco, perché anche quelli di oggi possono emozionarti. Ma io tutte non, a me queste cose tridimensionali, tutte queste cose che fanno i giovani. No, certo. Perché io sono quinta! Erika, digli qualcosa. A chi? A tutti. Lui. Che primo.
Dai, se vuoi rifacciamo un'altra. No! Ma no, ma un altro giorno, dai. Adesso io non posso spiegare tutte le mie forze. Appresso a te. Che persona orribile che sei, te l'ho già detto, no? Potrei iniziare a dirtelo più. No, vabbè. Fanbau. Sono il vincitore assoluto. Quindi cominciate a cambiare questo già video i canali, finisce qui, ciao. No. Allora ragazzi, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. A me no, perché ha vinto lui, a me non è piaciuto. Non per questo non ti deve piacere, secondo me dovresti apprezzare molto di più i video in cui perdi. No, l'opportunità di poter giocare con un giocatore come Franz. Questo video termina qui, se volete degli altri gameplay senza signor Franz, ma con tutti gli altri li rifacciamo, altrimenti niente. Comunque no, veramente, se volete degli altri gameplay, loro guardate come sono felici di farne degli altri. Va bene. Vedete un commento di apprezzamento o di disprezzo? No, disprezzo non sono vietati, disprezzi sono vietati. Però che cosa devono fare? Devono distruggere il pulsante del like e condividere questo video con tutte le persone a voi più care. Anzi, no, sai che vi dico, solo con i vostri nonni. Solo con i vostri nonni, va bene. Quindi fate un po' quel cacchio che vi pare. Tanti like, commenti, condivisioni e tutto il resto. Seguiteli sui loro profili, link nell'info box. Sono bravissima, mi ricordo tutto. Tanti baci, ciao!